Aspetta, qualche È messi così. attimo, istante. Va benissimo, va benissimo. Perfetto. Ecco, dovremmo esserci. Allora, intanto ringrazio l'avvocato Consuelo Gadi di aver accettato il nostro invito a partecipare a questo incontro, un anno dopo l'inizio di una grandissima pandemia che Grazie a voi. ha colpito in particolare, diciamo, quelle aree nel nord d'Italia, Bergamo, ricordiamo tutte le immagini drammatiche di quei giorni. E ancora oggi scontiamo in questa vicenda un'arretratezza nell'affrontare le situazioni che viviamo. E è con me Stefano Gadieni, che fa parte della nostra redazione, che con me condurrà, diciamo, questa piccola intervista. Lo ringrazio di essere con noi, anche lui. Grazie a voi. Anzi, gli do subito la parola per introdurre anche la figura di Consuelo, un avvocato che fa parte, diciamo, del coordinamento per l'azione legale che in questi giorni stanno provando a investigare, diciamo, a chiedere conto di quello che è successo anche sugli aspetti, appunto, che comportano anche, diciamo, azioni legali, appunto, rispetto al modo in cui soprattutto il sistema sanitario ha risposto alla pandemia. A Stefano do subito la parola. Grazie Roberto, intanto grazie a tutta Transform per aver accettato la proposta che avevo fatto di sentire Consuelo. Lo dico veramente di cuore per una ragione. Io ho avuto il piacere di incontrare solo telefonicamente per ora, ma avremo modo, Consuelo per telefono, intervistarla per Left e poi dover rattrappire la valanga di storie, di emozioni, di analisi, di riflessioni che ha fatto, che tanto da professionista, quanto da cittadina di Seriate, quanto da donna che ha vissuto sulla propria pelle cosa significa vivere in quel contesto, lei mi ha travolto, lo dico con molta franchezza, e scarsa professionalità probabilmente, però dover rattrappire il suo racconto in un articolo è una cosa che non riesce a rendere l'idea. Che io ho pensato, dico, beh, facciamoci una diretta e facciamoci raccontare, facciamo una cosa che è anche dolorosa. Cioè, torniamo un anno fa, quando Consuelo Locati era un'avvocata di un paesino di provincia di 25.000 abitanti, del cuore economico e pulsante dell'Europa, di quella Bergamo che non si deve fermare, guai a chi la ferma, perché altrimenti i padroni come fanno a trarre profitti. Solo che lei ha impattato un'altra storia, una sua storia, e da lì è partita la sua vicenda. Io veramente vorrei lasciare parlare soltanto lei, perché penso che quello che è capace di raccontarci lei, non, nessuno di noi è in grado di poterlo dire con passione e testa, passione e testa, che sono due elementi necessari per arrivare a quello che i comitati nella Bergamasca, ma in generale chiunque sta affrontando la questione pandemia, esige, non chiede, non vuole, non desidera, ma esige per il futuro. Verità e giustizia. In nome della verità e giustizia, diceva Consuelo, si fanno rivoluzioni. Io lascio la parola a Consuelo proprio su questa bella frase, una delle tante belle mazzate che mi ha dato durante la nostra bella e lunga telefonata. Oh, io ringrazio, vi ringrazio, grazie per la presentazione, veramente anche troppo rispetto a quello che sono abituata a sentire. Un anno della pandemia, un anno da oggi, il 23 di febbraio del 2020 ad Alzano, erano insomma,
erano stati trovati i primi due casi positivi al Covid. Io in quel giorno lì, l'anno scorso era domenica, e mi trovavo in un'altra città. La reazione che avevano avuto le persone che mi stavano intorno in quel momento era: stai lontana perché ci contagi, perché tu vieni da Seriate, che è a 5 chilometri da Alzano. E in quel momento per me si è aperto un mondo che non pensavo nemmeno potesse esistere, perché da quel momento noi abbiamo iniziato a vivere in un mondo di terrore, ma mondo reale di terrore, perché tutto intorno a noi era terrore, a parte il fatto che nessuno di noi sapeva cosa stava succedendo. Noi l'abbiamo scoperto giorno per giorno, a partire dalle ambulanze, a partire dalle immagini addirittura che venivano trasmesse dall'ospedale di Alzano, dove per la prima volta nella vita di tanti, tra cui la mia, abbiamo visto persone completamente bardate, perché rende bene il termine, che trasportavano anche bare. E da Alzano poi le bare sono uscite dalle case dei nostri vicini, dai palazzi di fronte. E subito in quei giorni non abbiamo nemmeno dovuto aspettare così tanto tempo. Il problema è che ci veniva detto, e l'hai detto bene tu Stefano, che la vita doveva continuare, che probabilmente era poco più di una banale influenza, che non era così grave nelle conseguenze, perché il presidente di questa regione così aveva detto, così come era stato detto anche dal direttore di ATS Bergamo: non dovevamo preoccuparci per niente, assistevamo a video di Confindustria che diceva: no, ma le attività produttive qui non si fermano, tutto quello che viene detto, diciamo così, è un'amplificazione di una cosa che in realtà non è proprio così grave. In quei giorni, nel mio studio si sono sedute alcune persone, clienti, che poi sono stati trovati positivi al Covid, alcuni ricoverati anche in rianimazione in terapia intensiva. In quel momento lì, noi abbiamo realizzato che il virus era dentro ogni casa, dentro ogni ufficio. E aspettavamo l'esercito. Sembra strano dirlo, ma noi aspettavamo con trepidazione la chiusura di quei paesi e della nostra città. Ma lo aspettavamo perché avevamo paura per la nostra vita. E avevamo paura per la vita degli altri, perché noi qui volevamo essere chiusi. E c'erano quei giorni in cui è arrivato l'esercito, c'era un tam-tam incredibile tra di noi, messaggi, telefonate, gente che abita nei paesi di Alzano e di Nembro, insomma notizie che giravano e che circolavano sull'arrivo di questo esercito, che poi alla fine non si è capito per quale motivo, e tuttora nessuno ci ha dato una spiegazione, seppur poi con tutto quello che abbiamo fatto, e poi arriveremo anche alla parte di indagine, abbiamo capito per quale motivo poi era stato ritirato. In realtà già far arrivare un esercito il 4 o il 5 di maggio era già troppo tardi. Le cose poi sono degenerate. Io però ricordo che nella mia esperienza personale, mio padre probabilmente aveva già contratto il virus a metà febbraio in un altro ospedale, ed è stato ricoverato per la prima volta per un blocco renale il 9 di marzo. Il 9 di marzo in Italia era già tutta chiusa. Il 9 di marzo io ho portato mio padre insieme a mia madre in un ospedale a Lugere, è stato ricoverato perché non poteva essere dimesso a rischio di vita, però nessuno ha fatto un tampone a mio padre, e stiamo parlando del 9 di marzo.
nessuno ci ha impedito di entrare in ospedale e devo dire adesso, per fortuna, perché altrimenti mio padre non l'avrei proprio più visto, però il sistema ospedaliero sanitario non sapeva nemmeno che cosa dovesse fare. Io avevo dato la mascherina chirurgica a mio padre perché me l'ero comprata, ma con grande difficoltà, perché le mascherine non c'erano. Ma la situazione di mio padre è una situazione che poi ha travolto tutti gli abitanti qui, perché tutti noi abbiamo vissuto lutti all'interno delle nostre famiglie, amici, parenti, conoscenti, propri cari, propri familiari che sono stati sacrificati. E uso volutamente il termine sacrificato, perché in realtà le istituzioni ben sapevano che cosa fosse questo virus e quanto fosse letale. Io ricordo una circolare del Ministero della Salute, un'informativa del Ministero della Salute il 30 di gennaio, in cui viene data comunicazione che questo virus viene trattato come virus di fascia A, cioè la peste. Ma di fatto la comunicazione ai cittadini così non è stata. E questo è una grave omissione, oltre che una violazione di quello che può essere anche il dettato della regolamentazione sanitaria internazionale e delle linee guida dell'OMS, che prevedono che debba essere comunicato immediatamente il rischio di vita, cosa che a noi non è stata fatta. Quando poi mio padre è stato ricoverato la notte del 22-23 marzo e poi purtroppo da quell'ospedale non è più uscito vivo. Era già maturata in me, no? Quella sensazione forte di cercare una motivazione a tutto quello che era successo. Perché? Perché non era possibile che per la realtà che io stavo vivendo qui, non ci fosse una spiegazione di alcun tipo. E io ho voluto fortemente, mettermi in questo gruppo, da cui poi, vabbè, un mese e mezzo fa mi sono allontanata, però per 10 mesi, è stato un gruppo che ha avuto il merito, attraverso me, attraverso i miei legali del team e attraverso il nostro responsabile della comunicazione, che veramente è un grande merito di aver lavorato con me giorno e notte alla ricerca di ogni tipo di documentazione. Questo noi abbiamo fatto emergere, e cioè che non era uno tsunami che ci ha travolto, meglio, era un'epidemia di proporzioni e di intensità così elevata che nessuno sicuramente poteva essere preparato. Ma quello che è emerso è che noi non avevamo nessuno strumento per poter nemmeno far fronte e cercare di affrontarla nel modo giusto, perché noi, almeno a partire dal 2013, nulla abbiamo fatto per mettere mano a quello che è indispensabile ed è previsto da ogni tipo di normativa, anche europea, per affrontare il rischio di un virus pandemico, epidemico e poi pandemico, ovviamente. Ma è un virus epidemico. Noi non avevamo niente, noi abbiamo violato ogni tipo di disposizione europea e internazionale. E questa non è responsabilità dei cittadini, questa è responsabilità delle istituzioni, nelle persone che le istituzioni le fanno e che presumibilmente o comunque normalmente ricevono la fiducia dai cittadini che li eleggono. Questo è stato la parte molto preponderante. Accanto a questa, che coinvolge, diciamo così, l'istituzione centrale, c'è quella relativa alla regione Lombardia. La regione Lombardia è
che è stata quella più colpita, nonostante abbia, si dice, l'eccellenza sanitaria, vero? L'eccellenza sanitaria riferita ai medici, al personale sanitario, non di certo a tutto quello che può essere la struttura del sistema sanitario, che è un sistema che è diventato privatizzato in maniera esponenziale. Questo virus ci ha portato a ammettere che manca quello che è il fondamento di ogni società civile, la sanità pubblica, una sanità, una medicina territoriale. La medicina territoriale, abbiamo capito, purtroppo pagando sulla nostra pelle le conseguenze di questa assenza, di questa carenza, la medicina territoriale è quella che avrebbe potuto contenere le conseguenze di questo virus. Perché? Perché la medicina territoriale va nelle case delle persone. I medici di base sono i medici di prevenzione e avrebbero sicuramente dato un contributo importante per evitare che ci si rivolgesse tutti agli ospedali, al pronto soccorso e quindi causando il collasso delle strutture ospedaliere. E qui per un mese e mezzo ci sono state code di ambulanze fuori dagli ospedali, stazionavano fuori addirittura 8, 9, 10 ore. Ma in Lombardia c'è stata una delibera che io continuo a considerare criminale, non mi ricordo se il 22 o il 23 marzo, con la quale si impediva di fatto ai medici di base di recarsi per le visite domiciliari ai pazienti che presentavano sintomi Covid, invitando alla telemedicina. Il problema è che comunque non era possibile, perché l'intervento deve essere un intervento sulla persona. I medici non possono curare un paziente se non si rendono conto fisicamente delle condizioni. Questo è uno. E prima c'era stata la delibera, adesso non mi ricordo, anche lì, dell'8 del 9 marzo, in cui, pena la revoca degli accreditamenti, Regione Lombardia, di fatto, obbligava le RSA, le strutture, insomma, a accogliere pazienti Covid dimessi ma non ancora negativizzati. Una strage cagionata anche da questo smantellamento che c'è stato nel corso degli anni della sanità pubblica, in particolare in Lombardia. Emblema la legge 23, no? 2015, ma ha radici molto più antiche nel tempo. Però questo è la Regione Lombardia ha un piano di prevenzione regionale 2014-2018, prorogato al 2019, integrato nel 2015, in occasione dell'evento Expo, peraltro, che prevedeva che al primo caso di trasmissione interumana di un virus si provvedesse immediatamente a isolare il caso, a fare il tracciamento e la sorveglianza. Noi abbiamo avuto un ospedale di Alzano Lombardo che è stato chiuso per 3-4 ore massimo, sanificato davvero, ma davvero, con stracci e candeggina, e il direttore dell'ospedale è stato costretto a riaprire un ospedale. E noi abbiamo dichiarazioni del 24-25 di febbraio 2020, dove il direttore ETS e altre personalità istituzionali dichiarano, Gallera in primis, perché sono dichiarazioni pubbliche depositate peraltro anche nel procedimento penale civile, in cui dice, vabbè, insomma, non vi preoccupate, il virus, allora, il virus circola nell'ospedale che però è stato sanificato e quindi riprende la sua normale attività. In effetti l'ospedale di Alzano
è stato chiuso 4 ore nel pronto soccorso solo per la domenica 23 febbraio, il lunedì 24 di febbraio sono riprese normalmente le attività ambulatoriali. Ci sono persone che sono state dimesse dall'ospedale di Alzane, che erano degenti nello stesso reparto dei primi due pazienti positivi Covid, che sono state dimesse senza aver fatto il tampone o addirittura, in un caso, con un tampone positivo ma asintomatico. Queste persone sono tornate a casa e prima ancora erano tornate a casa i parenti il giorno stesso dei primi due casi positivi Covid e hanno contagiato altre persone. E queste persone poi sono morte. Allora, tutto questo non può essere passato sotto silenzio. E tutto questo non può comportare come conseguenza quello che siamo abituati a sentire. Le cose all'italiana, tanto tutto nel calderone e non si risolve nulla. No. Io e il mio team, l'associazione Anagenesis, costituita recentemente, ma sostenuta, insomma, in cui fanno parte tante eccellenze, non lo possiamo permettere. Non lo possiamo permettere per rispetto di quelli che io chiamo sopravvissuti come me e per rispetto e dignità a tutti quelli che non ci sono adesso. Per cui noi, a partire da maggio, abbiamo iniziato a cercare, scavando tra i documenti, tra le righe delle varie circolari, per andare a recuperare i documenti a cui alcune circolari si riferivano. Per cui da lì abbiamo trovato il documento che era stato pubblicato il 13 maggio scorso sul sito dell'OMS e poi fatto togliere nell'arco di 24 ore. Abbiamo indagato, siamo andati a recuperare i riferimenti normativi, delibere, circolari dell'OMS e il piano pandemico. È stato l'inizio di un lavoro di ricerca che poi ha portato a scoprire e a far desecretare, per modo di dire, anche i verbali del CTS, che fino a settembre erano tutti secretati. Per la verità, questi verbali non è che siano stati poi così tanto desecretati, perché contengono omissis e cancellature, che è incredibile. Però da quei verbali emergono dati importantissimi, e cioè non c'era una trasmissione coordinata, diretta, immediata e precisa dalle regioni al CTS. È stato un raffazzonamento di tutto quello che potevano fare, mettendo insieme, come ha detto Miozzo il 7 di settembre, mettendo insieme menti, professionisti elevati che non si conoscevano, hanno costituito un gruppo di ricercatori i quali poi dovevano decidere sulla base di dati raffazzonati, ripeto, quello che era della nostra vita. Questo CTS ci ha messo 15 giorni a capire che questa zona doveva essere chiusa. Poi si è giustificato dicendo che non aveva dati, ma va bene, però di fatto questa zona, a prescindere dai dati, a prescindere dal CTS, doveva essere chiusa subito e le autorità locali dovevano e avevano l'obbligo, avevano il potere, tra l'altro normativo, di poter intervenire immediatamente. Il 23 di febbraio veniva emanato il DPCM 6/2020, in cui all'articolo 1,1 si diceva espressamente che le autorità locali in materia sanitaria dovevano e potevano intervenire subito qualora la situazione fosse grave. È chiaro che allora chi doveva intervenire tempestivamente? È inutile, noi abbiamo assistito a questi giochi di rimpalli di responsabilità che a noi hanno ulteriormente mancato di rispetto. Perché questi giochi non hanno comportato come conseguenza solo un danno economico, che per carità è gravissimo, ma è un danno economico.
La conseguenza di tutto questo, di queste violazioni di legge, di queste omissioni di atti tempestivi, ha portato come conseguenza la morte di adesso più di 90.000 persone, ma all'epoca ce n'erano 30-40.000 a fine maggio. E questa cosa non può non essere presa, analizzata e sbattuta in faccia, passatemi il termine, a chi ha la responsabilità della nostra vita. Qui c'è una grande lesione del diritto alla salute, del diritto alla vita. Noi stiamo valutando anche, anzi per la verità lo sappiamo già, perché le abbiamo già valutate. Ci sono gli estremi della violazione dei diritti alla vita da poter sottoporre anche alla Corte di Giustizia Europea. E lo faremo. E lo faremo perché è giusto. Perché è giusto. Perché tutte le istituzioni, a partire da quelle regionali fino a quelle centrali, ma credo antiche nel tempo, non solo quelle attuali, sono responsabili perché loro hanno un obbligo istituzionale e costituzionale. La garanzia del diritto alla salute è un diritto costituzionale ed è stato violato. Scusate. No, scusa di tu. Grazie per questa appassionata ricostruzione che parte, come dicevi tu, da un mancato piano pandemico che in realtà ci doveva essere, ma che abbiamo visto anche nelle televisioni, tra report e altre trasmissioni, ne hanno parlato molto, questa mancanza di approvvigionamento, per esempio, di camici o mascherine all'inizio della pandemia ha comportato appunto non solo l'allargamento dell'infezione, ma addirittura infezione dei sanitari stessi, che molti di loro hanno contratto il virus e sono, diciamo, vittime di questa mancato approvvigionamento di questi strumenti che avrebbero salvato almeno la vita. Anche nella difficoltà della questione, credo che sia legittimo. Prego, prego. Già il piano pandemico del 2006, che è, però nemmeno quello è stato attuato. Esattamente. Allora, è mancato tutto. Non c'erano scorte di reagenti, di dispositivi di protezione, non c'era la conta dei numeri di posti letto nelle terapie intensive. Il CTS ha iniziato a chiedere quanti posti letto nelle terapie intensive erano disponibili a metà febbraio. Regione Lombardia ha dato questi dati a marzo. Sì, no, è evidente che ci... E non erano nemmeno aggiornati. Ma quello che non è stato fatto nella prima fase, hanno continuato a non farlo nella seconda fase, che è ancora più grave. Perché se nella prima fase si poteva dire ci ha colti impreparati, nella seconda fase non ci ha colti impreparati. E le conseguenze sono state ancora più gravi. Perché si sapeva che la conseguenza di tutte queste protratte omissioni avrebbe comportato la morte delle persone. Ma in questi 5 mesi l'unica cosa che è stata fatta è quella di cercare di capire se riaprire meno lidi, discoteche, e va bene, per carità, cioè è giusto tornare sulla socialità, ma la socialità, per esempio, deve essere garantita ai ragazzi più che agli adulti nelle discoteche, ai ragazzi nelle scuole. In questi 5 mesi nessuno ha potenziato i trasporti. In questi 5 mesi nessuno è intervenuto per i trasporti. Sono intervenuti per dare i banchi a rotelle. Senza considerare che la scuola, io ho 2 figli, uno fa l'università e l'altro fa il liceo. La scuola è il luogo, non dico più sicuro, ma quasi. Quello che non è sicuro sono i trasporti, perché comunque a settembre i ragazzi si sono trovati a salire su pullman pieni zeppi.
nonostante ci fossero i cartelli del numero massimo, ma il numero massimo era un cartello. Io lo so perché li vedevo. Io mio figlio l'ho sempre portato a scuola, ma perché probabilmente io sulla pelle ho vissuto determinate cose. Per cui a me è rimasta la paura. E quindi io li accompagno a scuola, mio figlio. Però tanti non hanno nemmeno questa possibilità. Io sono fortunata, posso farlo, ma tanti non hanno questa possibilità. Allora il trasporto, per esempio, doveva essere potenziato, doveva essere messo in sicurezza. Inutile poi dire i ragazzi, il contagio. A parte che nelle scuole, per quello che ho visto i dati, i contagi sono molto, come percentuali, sono molto bassi. Per cui voglio dire, ma è tutto il sistema dietro. Ci sono strutture che in questi 5 mesi estivi dovevano essere riconvertite a ospitare Covid, ospitare persone Covid. Dovevano essere dedicate. Bisognava fare scorta di, banalmente, vaccini anti-influenzali. In Lombardia siamo arrivati a fine novembre, abbiamo pagato 5 volte tanto, quando si sapeva a maggio che erano necessari. È un sistema. Le mail che abbiamo visto uscire dal report, in cui ci si dimenticava di ordinare i caschi CPAP, no? I caschi CPAP, quando poi in un'intervista si dice anche, vabbè, cosa vuole che sia una dimenticanza? Può capitare? No. Non deve capitare, perché quel casco CPAP salvava la vita di una persona. A mio padre è stato tolto il casco CPAP perché non ce n'erano e perché è stato dato a qualcuno che probabilmente aveva più possibilità o era più giovane, comunque, però gli è stato tolto. E se eravamo nel pieno della pandemia. Siamo consapevoli e a fianco di questa battaglia che non è soltanto dei cittadini della Lombardia, ma penso di tutti i cittadini italiani, perché questo diritto alla salute è un diritto, appunto, come dicevi tu, costituzionale, che è stato calpestato in questo senso, non soltanto dall'autorità lombarda a questo punto, perché è vero, cioè, c'è una catena di responsabilità che va ricostruita e purtroppo, come sempre succede in Italia, tocca alla magistratura supplire a quello che la politica non fa, e questo è un dramma nel dramma. Questo è un dramma nel dramma, e quindi questo è sicuramente uno degli esempi cui siamo chiamati, insomma, a responsabilizzarci tutti, perché credo che ognuno di noi debba assumersi il compito di far rispettare le leggi e di costruire leggi giuste e di farle rispettare. Questo è evidente. Volevo chiederti però adesso, dopo un anno, com'è la situazione ora e come state vivendo la condizione, insomma, del ritorno, delle varianti che si affacciano, e quali sono le cose da fare. Che belle domande. Se sapessimo, io saprei cosa fare, ma non posso farlo, onestamente. Non mi viene così. Poi non potrei più portare avanti e assistere insieme ai miei colleghi 500 persone, probabilmente. Ma no, allora, la situazione è, diciamo, un po' angosciante, perché a distanza di un anno abbiamo paura di rivivere quello che abbiamo vissuto un anno fa, soprattutto adesso che ci sono già anche qui nella Bergamasca alcune zone rosse. Oggi ne sono state istituite, mi pare, non so, 6 o 7, adesso non mi ricordo esattamente. C'è da dire però, e volevo aggiungerlo prima, nella foga mi sono lasciata prendere, questo virus è vero che ha portato una distruzione immane, a portare via le radici, ma proprio le radici di troppi di noi, in un modo violento, perché chi è morto è come se fosse morto in maniera violenta, per chi è rimasto, no? Senza un ultimo saluto, cioè, nell'abbandono sia di chi se n'è andato sia di chi è rimasto a casa. Però credo che abbia anche, per alcuni aspetti e per come l'ha vissuta io, e la vedo un po' nella realtà che vivo io,
un po' ha intensificato anche i rapporti interumani a livello di solidarietà, di condivisione, di supporto reciproco. Poi, ripeto, io probabilmente vivo in una realtà non metropolitana, per cui forse è un po' più facile, no? Ristabilire, rinforzare questa parte di condivisione sociale, no? Di sostegno sociale, che abbiamo vissuto anche durante la pandemia. Io dico nel mio paese, che insomma è una cittadina di 25.000 abitanti, chiaramente io sono all'opposizione anche nel comune, no? Ovviamente. Però in quel momento noi come opposizione abbiamo costituito un gruppo che si è messo a sostegno dell'amministrazione comunale nell'aiutare persone in difficoltà, persone sole, anziane, persone che non potevano uscire a fare la spesa. Noi abbiamo raccolto fondi, abbiamo raccolto generi alimentari, abbiamo collaborato con l'amministrazione in quel momento per aiutare chi era da solo. E questo secondo me è importante. È importante perché forse può lentamente, ma in generare un cambio, no, di prospettiva nel rapporto tra gli esseri viventi. No? Quindi il fatto di essere stati tanto soli, il fatto di essere tutti isolati, tutti abbandonati, ha portato anche a una necessità, un bisogno invece poi di trovare uno scambio, una condivisione, anche solo una telefonata, anche solo, ripeto, nel mio palazzo, sul mio pianerottolo, aprivamo le porte anche solo per un caffè, ognuno nelle proprie case, distanziati, però lo facevamo, perché avevamo bisogno di un contatto umano e di scambiare una parola e di ricevere anche solo un abbraccio virtuale, una parola di conforto. E secondo me, almeno per come lo vivo io, questo un po' si è mantenuto. E comunque, secondo me, questo virus deve portare una lezione, che non è solo la lezione di morte, ma questo virus deve portare una lezione di vita, di un nuovo modo di vivere, forse recuperando quei valori che per i miei nonni forse erano normali, ma che poi si sono persi, no? Tutto questo consumismo, avere, avere, correre, avere, 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 correre, io ho più di te, io compro, io faccio. Avevamo perso un po' la dimensione umana. Secondo me questo virus deve, un po' forse ha portato già, ma deve dare anche questa lezione, perché altrimenti è un virus inutile. Non può essere inutile questo virus e non possono essere inutili le morti che questo virus ha causato, perché altrimenti non ha senso niente. Hai ragione, perfettamente ragione. Tu dicevi una cosa, Consuelo, quando ci siamo fatti la nostra telefonata. La nostra chiacchierata. Anzi, dicevi tante cose. A me una cosa è venuta in mente perché l'ho saputa post telefonata, ovvero che uno di quelli che diceva che bisogna eliminare i medici condotti, i medici di famiglia, adesso è ministro dello sviluppo. Quindi il futuro non si preannuncia positivo. Il signor Giorgetti, tanto per non fare nomi ed Ma evitare cognomi sono. esattamente, tanto per farne uno di nomi, però il fatto che occupi un ruolo così apicale, a mio avviso, è abbastanza agghiacciante. A me però dicevi delle cifre che secondo me è giusto che i nostri ascoltatori sappiano, perché non sono soltanto numeri, e che riguardano due elementi fondamentali per capire il bisogno di quelle verità e giustizia che chiedete, e non sono soltanto numeri. Il primo è la percentuale di vittime che è salita in quei paesi della Val Seriana. Un piccolo particolare, questo lo aggiungo io. Se fossero state chiuse le strutture in tempo adeguato, si sarebbero risparmiate almeno 10.000 vite umane, almeno 10.000, Brunelli questo l'aveva detto. almeno.
e il generale Ramelli. Nella prima fase, peraltro, ci tengo esattamente. a dire, solo E nella prima questa fase. è la seconda questione, tu l'hai accennata brevemente, ma secondo me è micidiale, perché dobbiamo imparare anche da questo, il fatto che è sparita una generazione. Quella generazione che per chi, come nelle province, nelle normali famiglie italiane, è quella che garantisce a una coppia di poter lavorare perché ci sono i nonni che vanno a prendere i figli a scuola o che li accudiscono nelle ore in cui si è impegnati a produrre, non a consumare magari, ma solo a produrre. Beh, quella generazione è stata sterminata, utilizzo un termine da genocidio, un termine da genocidio. Io vorrei che, in conclusione, magari se sei d'accordo Roberto, tu spendessi due parole su questi due elementi, perché a me hanno colpito parecchio, ma penso colpiscano anche quelli e quelle che ci ascoltano. Dire i numeri è rivivere quei momenti, credetemi, perché dire quei numeri e quelle percentuali significa ritornare esattamente a un anno fa. Però è giusto che si dica, perché ci si deve rendere conto, come dici tu, che i numeri sono persone. E una persona che se ne va porta con sé famiglie intere, tante volte sterminate, da sole, falcidiate. Nei comuni più colpiti, Nembro, Alzano, ma anche Albino, qui non si parla, ma percentuale altissima, siamo arrivati anche a una percentuale in aumento di mortalità del 1000% in più rispetto agli ultimi 5 anni. E nel mio paese, a Seriate, la percentuale è salita al 717% in più. Io dicevo a te, Stefano, è vero, mio padre non c'è più, ma quasi tutti gli amici di mio papà non ci sono più. I nostri figli sono cresciuti con i nonni, ma non solo perché li andavano a prendere a scuola, ma perché vivere con i nonni, avere anche solo la domenica sera, la domenica pranzo, il sabato pomeriggio insieme in casa, anche solo parlare di quello che succede tutti i giorni, con una visione dei nonni di un certo tipo con i ragazzi di un altro, questo scambio, no? E cioè, questi ragazzi si sono trovati a non avere, per tanti casi, a non avere più riferimenti nella loro crescita, perché i nonni erano e sono un riferimento per la crescita dei nostri figli, perché lo sono stati per tutti noi, lo sono anche per loro. Cioè, un nonno o una nonna parla con i propri nipoti e dà sempre qualcosa in più rispetto a quello che danno i genitori, perché c'è un'accoglienza, c'è anche un trasmettere storie di vita che poi fanno parte della crescita dei ragazzi. I nostri figli se li mantengono quando crescono, i ricordi di quello che è stato detto, di quello che era stato detto dai nonni, quello che hanno passato. E io dico, mio figlio più grande ha giocato per tanti anni in una squadra di pallavolo. La squadra di pallavolo era quella dove mio papà era vicepresidente. E lui era orgoglioso, mio figlio e mio papà erano orgogliosi di condividere anche questa parte. E è stata tolta ai ragazzi, è stata tolta a noi come figli, ma è stata tolta ai ragazzi. E cioè, questi ragazzi si sono trovati a subire una tragedia, tra l'altro sempre in un isolamento più totale, senza poter urlare questo dolore, senza poter elaborare questo lutto. Perché noi siamo adulti e magari abbiamo forse un po' più di risorse nell'elaborazione del lutto. Questi ragazzi tante volte non ce li hanno queste risorse, non li hanno.
non hanno le risorse, non hanno la capacità di elaborare un lutto insieme agli altri, perché quando oltre a perdere, oltre a subire un lutto, ti tolgono anche ogni sfogo di socialità, è devastante, perché ai ragazzi è stato tolto anche la possibilità di condividere, che ne so, i giochi sportivi, piuttosto che in attività di aggregazione, no? Sociale proprio, non l'hanno più avuta. Io, cioè, deve passare questa parte di totale abbandono che abbiamo vissuto e che purtroppo stiamo continuando a vivere. Perché non è che riparte la scuola, noi qua ripartiamo in DAD. Metà si va a scuola, metà non si va, poi qualcuno si può fare gli allenamenti, poi vengono sospesi. Cioè è un'altra vita. Noi stiamo vivendo un'altra vita. Ed è un'altra vita che non è una vita, che è una vita che non avremmo mai voluto vivere, ma che non sappiamo nemmeno noi come vivere. Non lo sappiamo. Noi siamo allo sbando. È stato demandato tutto a una responsabilità individuale. Quindi le scelte sono scelte di responsabilità autonome. Ok? Quindi noi dobbiamo stare attenti, noi dobbiamo cercare di contenere una diffusione di un virus e i contagi, ma non perché ci viene dato lo strumento da parte di chi dovrebbe darcelo, ma perché siamo noi con la nostra coscienza individuale che interveniamo. Siamo arrivati a questo paradosso che è grave, perché quando un paese è allo sbando, non è più un paese civile, manca tutto. Ma noi siamo arrivati ad avere 500 familiari che si sono affidati a noi, ma cioè per chiedere addirittura a un'istituzione giustizia di dare degli strumenti. Non è possibile, in realtà non dovrebbe essere l'istituzione giustizia, dovrebbe essere l'istituzione politica, perché politica deriva da polis. La politica siamo noi. Questo però non c'è più, non c'è più nessun dialogo. Loro sono là, noi siamo qua, arrangiatevi un po'. Se va bene, bene, se no, vabbè, pazienza. Fa niente, vi abbiamo portato via tutto quello che potevamo, però intanto siamo ancora lì. E mi sento dire che vogliamo riaprire, perché meglio 4 persone in un ristorante che 24 in una casa. Ok? Cioè, siamo arrivati a continuare a non avere il rispetto delle persone, a togliere qualsiasi tipo di dignità alle persone. Continuano. E questo non possiamo permetterlo. Io non lo posso permettere. Tu e neanche io. Cerco almeno, non sono arrogante, cerco, comunque ci metto tutto quello che ci posso mettere. Ti ringrazio, ti ringraziamo per grazie di cuore veramente, Consuelo. Grazie a voi che mi avete dato questa possibilità. No, siamo onorati di averti ospite. Mi permetto di dire che siamo a tua disposizione, a vostra disposizione, come piccolo strumento di informazione, Consuelo. Grazie. Quanto meno noi sappiamo da che parte stare. Ed è reciproco, però, perché anche noi abbiamo bisogno sempre di persone come voi. Grazie. Grazie ancora Consuelo, grazie Stefano. E come ha detto Stefano, siamo a disposizione. Magari non tra un anno, però no. Speriamo prima. Non serve tra un anno, deve essere sempre in tempo reale. Grazie. Ma magari per dire abbiamo avuto giustizia. Sì. Esatto. Ricordo anche, per chiudere, che uno degli strumenti per uscire dalla crisi pandemica è il vaccino. E noi stiamo facendo una campagna in tutta Europa affinché si tolga diciamo, il monopolio del brevetto alle case farmaceutiche, ma si renda possibile usare questo brevetto per produrre il vaccino quanto più possibile pubblicamente.
e che questo strumento venga messo a disposizione non solo dei cittadini europei, ma di tutti, perché abbiamo bisogno che questo bene comune sia appunto un bene comune. Grazie ancora a tutte. Grazie mille. Grazie. Grazie a Stefano e alla prossima. Ciao, grazie.